stasera vedremo qualcosa che ha il potere di scardinare dalle fondamenta qualunque fortezza, qualunque catena, qualunque prigione. Un giorno Gesù ha detto, lo condividevamo ieri sera con i fratelli che sono venuti a Napoli, conoscerete la verità. Yes. Vedi, la verità di per sé ha il potere di liberare, ma non può liberare, perché Gesù non ha detto la verità vi farà liberi, Gesù ha detto conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen? E questa sera vedremo come la verità ha la capacità straordinaria di liberare, redimere, sciogliere, guarire aree della nostra vita nel battito di un ciglio. È vero quando diciamo che spesso la guarigione, la liberazione è solo un processo. Amen? Spesso è così. Ma sapete perché? Perché il nostro Dio è così grazioso che ama adeguare se stesso a quello che noi possiamo ricevere in un dato momento. Vedi, la religione insegna che è l'uomo che deve adeguarsi a Dio, ma la Bibbia non insegna questo. È sempre l'Altissimo che viene verso l'uomo. È sempre l'Altissimo che scende. Il suo più grande atto di amore verso l'umanità è stata quella di lasciare il cielo, di venire sulla terra. Dice Paolo, prendere la forma non solo di uomo ma di servo, divenendo simile all'uomo e svuotando se stesso e amandoci fino alla morte di croce. Paolo dice nel capitolo 10 della lettera ai Romani, nessuno è salito in cielo se non colui che è. Amen. Nessuno di noi può salire e ogni tentativo di salire non è qualcosa che viene da Dio, è Lui che ha scelto di scendere e Lui sceglie di scendere ogni volta piegandosi verso di noi. Quando Paolo dice non aspirate alle cose alte ma piegatevi verso quelle umili, perché Dio fa così, il Signore si piega verso di noi. Dio risponde a una fede imperfetta perché Lui accetta di prendere quel poco che l'uomo ha per fare le grandi cose che lui può fare. E questa sera vedremo qualcosa che ha il potere davvero di darci una chiave per vedere sbloccarsi delle situazioni nell'arco di un secondo. Ed è qualcosa che ho ricevuto nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto in Sardegna. Iniziamo dal primo passo. Andremo nel giardino dove tutto è cominciato. In Genesi capitolo 2 verso 8-9 è scritto: Dio il Signore piantò un giardino in Eden a oriente e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ci sono due alberi particolari su cui il Signore mette l'attenzione, la scrittura mette l'attenzione. Uno è l'albero della vita nel mezzo del giardino, l'altro è l'albero della conoscenza del bene e del male. Lo potremo chiamare anche l'albero della morte, perché il suo frutto mangiato dall'uomo e dalla donna ha portato la morte e tutto ciò che è connesso con la morte, di cui spesso gli uomini incolpano Dio. Quando Dio considera la morte il suo nemico. 1 Corinzi 15 dice, l'ultimo nemico ad essere distrutto sarà la morte, quindi la morte è il nemico di Dio. Amen. La malattia è il nemico di Dio, ogni manifestazione di morte è il nemico di Dio. All'inizio del capitolo 3 compare un personaggio, il serpente, noi sappiamo benissimo che è Satana, e dice che il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatto. E esso disse alla donna, come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Voglio farvi vedere una cosa.
prima che arrivi la caduta dell'uomo, avviene qualcosa nella mente dell'uomo. Quando Satana inizia a parlare alla donna, il suo modo di parlare altera il modo di pensare della donna. Ed è come se a un certo punto la donna non riuscisse a vedere più l'oggettività, la realtà per come è, ma inizia a pensare come Satana vuole farla pensare. Tant'è vero che la donna, parlando con il serpente, dice: dell'albero che in mezzo al giardino Dio ha detto non lo mangiate, non lo toccate, ma l'albero che è in mezzo al giardino non è l'albero che Dio ha proibito, l'albero in mezzo al giardino è l'albero della vita. Ma agli occhi della donna la realtà ha cambiato aspetto. Pensate quanto questo è terribile. Poche parole che il serpente ha rilasciato sulla donna hanno avuto il potere di manipolare la sua mente, e la donna ha iniziato a vedere i due alberi invertiti. Nel centro del giardino, è scritto in Genesi 2, c'è l'albero della vita. Dio non ha proibito di mangiare l'albero della vita, Dio ha proibito di mangiare un albero che non è identificato in nessuna parte del giardino, non è scritto che è in mezzo al giardino. In mezzo al giardino c'è l'albero della vita, perché la volontà del Padre è che Gesù sia nel centro della nostra vita. Nella lettera ai Colossesi, lo vedremo domattina, Paolo dice che Gesù ha il potere di tenere insieme tutte le cose. Quando Gesù è nel centro della nostra vita, lui ha il potere di tenere unita ogni cosa dentro di noi. Ogni cosa che si muove intorno a noi, Gesù ha il potere di tenerla insieme. Amen? Ma nel momento in cui Satana inizia a parlare alla donna, dentro la mente della donna avviene qualcosa. E prima che la donna e l'uomo compiano il peccato di mangiare dell'albero, c'è qualcosa che avviene nella mente. Solo il fatto di ascoltare il padre della menzogna, Gesù ha chiamato il diavolo il padre della menzogna, ha fatto sì che nella mente sia avvenuta una manipolazione. Amen? Così come la verità libera, la menzogna distrugge, la menzogna imprigiona. E nel momento in cui la donna ha iniziato a vedere le cose manipolate, alterate, e a vedere al centro l'albero delle opere e non l'albero della grazia, l'albero della vita che è Gesù, ogni cosa è iniziata ad andare verso la distruzione. Pensate che quando l'uomo e la donna mangiano dell'albero della conoscenza del bene e del male, la Bibbia dice si accorsero di essere nudi. Quell'albero apriva gli occhi su noi stessi. Ma in Luca 24, dopo la resurrezione, quando Gesù prende pane e vino come Melchisedec e loro mangiano dalla cena del Signore, cioè l'albero della vita, è scritto che i loro occhi si aprirono, ma lo riconobbero. L'albero della conoscenza del bene e del male apre gli occhi su di te. E ogni volta che noi mettiamo i nostri occhi su noi stessi, c'è una condanna che si produce. Perché le nostre opere non saranno mai perfette davanti a Dio. E tutto quello che il diavolo vuole è che noi guardiamo noi stessi. Satana non vuole che noi guardiamo lui. Satana vuole che noi guardiamo noi. E c'è uno strumento che è privilegiato per questo, ed è la religione. Perché la religione dice guarda a te stesso davanti a Dio. Mentre quando Cleopa e l'altro personaggio mangiano dalla cena del Signore, è scritto che lo riconobbero. I loro occhi si aprirono non su loro stessi, ma si aprirono su Gesù. E siccome Gesù è la verità, in quel momento loro furono liberati. Amen? Ora, ogni opera che porta alla manipolazione della mente dell'uomo ha per padre il diavolo. L'essenza della manipolazione è stregoneria. La stregoneria nella sua essenza più vera è la capacità di manipolare, di alterare. E posso dirvi qualcosa? C'è tanta stregoneria nella Chiesa. Perché ogni forma di controllo, ogni forma di tentativo di controllare la mente delle persone, anche usando la parola di Dio, ma affinché le persone facciano ciò che io voglio, per quanto sia giusto o retto il motivo, non ha mai per padre Dio. Gesù non ha mai cercato di manipolare la mente dei suoi discepoli. Dio è disposto a lasciarti andare. Ricorda questo, un buon servizio non è quello
che previene la tua caduta. Un buon servizio è quello che è pronto a prenderti dopo la tua caduta. Amen? Dio non ha mai controllato, nemmeno l'uomo e la donna, non ha mai cercato di fermare l'uomo e la donna da ciò a cui loro si erano predisposti ad andare, ma aveva preparato la soluzione, che era suo figlio. Amen? Un buon pastore non è quello che cerca di far sì che tu non cada mai, perché questo è impossibile, ma è quello che è disposto a prenderti dopo la caduta, è quello che è disposto a vederti dopo la caduta nello stesso modo in cui ti vedeva prima della caduta, perché Dio fa così. Dio ci ama dopo la caduta, se possibile ancora di più. Amen? E così, prima, attenzione, prima che avvenga un atto che è quello del mangiare, qualcosa è avvenuto nella mente. Mi state seguendo? L'Italia è una nazione molto religiosa, ma c'è poca verità. Perché la religione e la verità non hanno assolutamente niente in comune. Amen? Anzi, se c'è una nazione in cui la verità è stata distorta più che in altre nazioni, questa è proprio l'Italia, in cui la parola di Dio è stata pervertita e anziché portare libertà ha portato schiavitù, ha portato un giogo, ha portato legami, ha portato pesantezza. Poi Dio è buono, il Signore suscita sempre qualcosa per liberare il suo popolo. Però vedete, ciò che avrebbe dovuto portare libertà ha finito per portare schiavitù. Amen? È per questo che Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen? Andiamo avanti. Al verso 6, dopo che qualcosa è accaduto nella mente della donna, è scritto che la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Posso farvi notare qualcosa? Fino a poi noi non sappiamo quanti giorni sono passati dal giorno in cui Dio ha tratto la donna dall'uomo a questo giorno. Però una cosa è certa: la donna non ha avuto la mente attirata dall'albero fin quando il diavolo ha iniziato a cambiare qualcosa nella sua mente. Amen? In poche parole, ha iniziato a osservare con occhi diversi qualcosa che era davanti a lei ogni giorno. Ogni istante quell'albero era lì, ma non aveva mai notato che l'albero fosse desiderabile, che l'albero fosse bello, che l'albero fosse buono. Ma nel momento in cui il serpente ha iniziato a manipolare qualcosa nella mente, lei ha cominciato a vedere probabilmente qualcosa che non era oggettivo. Lei ha cominciato a vederlo così. Mi state seguendo? Prese del frutto. Vedi che l'atto del peccato è solo l'ultimo, ma tutto comincia nella... Il lavoro che ci imprigiona è nella mente. L'opera di Dio che ci libera è nella mente. Nell'istante in cui la verità illumina la tua mente, Satana perde ogni potere sulla tua vita. Amen? La liberazione può essere un processo istantaneo se tu sei disposto a volere la verità. Il fatto è che tante volte non ci predisponiamo ad ascoltare, ad esempio, la parola di Dio, la predicazione come in questo momento, ma non siamo completamente disposti a sapere la verità, perché ciò che è il nostro background, ciò che noi abbiamo dietro, ciò che ci è stato insegnato, diventa il filtro attraverso cui noi ascoltiamo qualcosa. Ma la Bibbia dice nel libro di Geremia: se tu mi cerchi con tutto il cuore, tu mi trovi. Se tu sei disponibile a volere la verità e a chiedere a Dio la verità, Dio te la farà vedere. Nel momento in cui tu vedi la verità, tutto quello su cui Satana ha fondato la sua opera nella tua vita crolla, perché la verità ha il potere di liberare le persone. Amen? Ed ecco perché Dio opera attraverso la predicazione. Ed ecco perché abbiamo la responsabilità di predicare la verità. E la verità è sorella soltanto di una cosa: della grazia. In Giovanni 1,17 è scritto: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è la verità. E se la verità ti fa libero, è la grazia che ti fa libero, è il Vangelo della grazia. Noi abbiamo ricevuto l'unzione dallo Spirito Santo, un mandato non di predicare ciò che a noi fa comodo, non di predicare ciò che noi crediamo sia il bene della Chiesa, ma il messaggio che Lui ci ha comandato
di predicare. Il Vangelo e la parola di Dio non vengono predicati per mantenere una chiesa come si mantiene un'azienda, ma per liberare anime, per liberare vita, per liberare famiglie, per guarire i malati. Non possiamo cambiare un messaggio per tenere in piedi uno status. Amen? Ed è una grande tentazione. È una tentazione che io ho sperimentato nella mia vita. Quando prepari un messaggio più per quello che tu credi sia ciò di cui la Chiesa ha bisogno, più che ciò che Gesù ci ha comandato di predicare. Gesù non ha mai avuto paura di perdere le persone. Amen. Ha preferito lasciare andare piuttosto che controllare le persone. Dio non controlla nessuno. Lo Spirito Santo non controlla nessuno. Lo Spirito Santo ispira ma ti lascia libero. Lo Spirito Santo suggerisce ma ti lascia libero. Lo Spirito Santo insegna ma ti lascia libero. Amen. E voglio farvi vedere queste tre aree: buono per nutrirsi, bello da vedere, desiderabile per acquistare conoscenza. Giovanni nella prima lettera, nel capitolo 2, verso 16, dice: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza degli e la superbia della vita. Queste tre sono le aree in cui il diavolo ha messo l'attenzione. L'albero era bello da vedere, concupiscenza degli occhi. Era buono per nutrirsi, concupiscenza della carne. Superbia della vita, acquistare conoscenza, ma una conoscenza fuori dal Figlio di Dio. E attenzione, perché quest'ultimo è un punto su cui spesso la Chiesa cade. La Chiesa crede di crescere perché acquista conoscenza. La Chiesa non cresce perché acquista conoscenza. La Chiesa cresce quando mangia dell'albero della vita, quando riceve la vita dello Spirito, quando riceve la verità. Amen? E queste tre aree sono le tre aree in cui il diavolo ha manipolato la mente della donna verso il frutto. Vai avanti. Proverbi 23,7 dice per bocca di Salomone: poiché come uno pensa nel suo cuore, così egli è. Posso farvi vedere qualcosa? La Bibbia non dice come uno pensa nel suo cuore, così egli fa. La Bibbia dice come uno pensa nel suo cuore, così egli è. Perché Dio non guarda la nostra vita in base a ciò che facciamo. Dio guarda la nostra vita, attenzione, in base alla rivelazione che noi abbiamo di chi noi siamo. Amen. E più la nostra rivelazione su Gesù aumenta, e più aumenta la chiarezza su chi noi siamo. Conoscere Gesù vuol dire conoscere noi stessi per chi noi siamo. Quando l'uomo e la donna peccano e si accorgono di essere nudi, il Signore parla all'uomo e alla donna e dice: chi ti ha detto che sei nudo? Chi ti ha detto che sei indegno? Chi ti ha detto che sei colpevole? Chi ti ha detto che sei povero? Chi ti ha detto che sei un peccatore? Chi? Amen? Mi state seguendo? Come uno pensa nel suo cuore, così egli è. Tutto quello che il nemico può costruire per distruggere una vita parte sempre da qui. Il combattimento di cui parla Paolo nel capitolo 6 della lettera agli Efesini è nella mente. Amen? I principati e le potenze agiscono nella mente. Satana ha lavorato nella mente di Giuda per anni prima di avere un varco e poter entrare dentro di lui. Amen? Le cose non accadono mai da un giorno all'altro. È sempre una goccia di veleno nella verità, una goccia oggi, una goccia domani, che finisce per intossicarti e nemmeno te ne accorgi. Ecco perché noi dobbiamo predicare la grazia radicale e il Vangelo tutto intero, l'agnello tutto intero, senza alterarlo per paura che la grazia sia una licenza di peccare. La grazia non è la licenza di peccare, la grazia è il potere che libera le persone dal peccato. Romani 6,14 dice: il peccato non avrà più dominio su di voi, perché non siete sotto la legge, ma siete sotto la grazia di Dio. Amen. Se hai davvero la rivelazione della grazia di Dio, la grazia di Dio ti porterà libertà. Amen. Ma l'uomo ha paura della libertà dell'uomo e preferisce una comoda prigione che una scomoda libertà.
Sai, per quanto la libertà ci metta più responsabilità verso noi stessi, Dio non deresponsabilizza mai. Il Signore ci ha creato liberi e l'uomo è stato creato per essere libero. L'uomo potrà stare per un periodo schiavo, ma prima o poi finirà per ribellarsi. L'uomo è stato creato per essere libero. Libero di fare che cosa? Libero di rispondere all'amore di Dio, libero di vivere la vita che Dio ha preparato per noi, libero di desiderare la sua comunione, libero di amare gli altri, libero di avere una relazione libera con gli altri. Amen? Libero di stare con gli altri, libero di lasciare andare gli altri quando gli altri vogliono andare via. La manipolazione invece è tutto ciò che cerca di controllare le persone per soddisfare i nostri bisogni. Solo quando i nostri bisogni sono soddisfatti da Lui non avrai più bisogno di usare gli altri. Noi viviamo in un tempo in cui si usano le persone e si amano le cose, mentre Dio ha creato le cose per essere usate e le persone per essere amate. Amen. Dai, guarda. Ah, abbiamo detto, come uno pensa nel suo cuore così egli, non così egli fa. Amen. Nel mondo, il mondo ti giudica per ciò che tu fai. Io a volte vedo passare sui social quel post che dice: potrai dire quello che vuoi, ma alla fine tu sei ciò che fai. No, no. Noi non siamo ciò che facciamo. Il mondo dice che noi siamo ciò che facciamo. Volete un esempio? Satana va da Gesù nel deserto dopo 40 giorni di digiuno e gli dice: se tu sei, fai. Ma non è Dio, è il diavolo. Il mondo giudica in base a ciò che facciamo. Dio no. In Apocalisse 3:16, questo è un passo molto alla page in questo periodo, dice che la bestia, cioè questo personaggio che si rivelerà alla fine dei tempi, fa bellissimo, ho visto un post ultimamente che si intitola così: la bestia è tra di noi. Sei pronto per l'anticristo? Ehi! Gesù non ci ha chiesto di predicare l'anticristo, Gesù ci ha chiesto di predicare il Vangelo. Sei pronto per la grazia di Dio nella tua vita? Sei pronto per una visitazione dell'amore di Dio nella tua vita? Non sei pronto per l'anticristo? Sai perché? Perché grazie a Dio, prima che lui appaia, noi ce ne andremo con papà. La risposta è no, io non sono pronto, non voglio essere pronto. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra e sulla... Perché? Perché secondo il mondo di cui questo personaggio sarà la figura estrema della sua perversione, non basta pensare, bisogna fare. Quindi il marchio è sulla fronte e il marchio è sulla mano. Se tu sei il figlio di Dio, fai. Ma nel capitolo successivo, al capitolo 14, si parla di un altro marchio. Ehi, questo marchio non è un marchio fisico. Perché se è fisico il marchio di Apocalisse 3:16, è fisico anche il marchio di Apocalisse 14. Stesso libro, stesso contesto. Dice che guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre. Scritto dove? E credi che siano davvero persone che hanno scritto il nome di Yahweh, il nome di Yeshua sulla fronte? No! Apocalisse è un libro profetico. Non puoi prendere tutte le cose che sono poi in Apocalisse in modo fisico. Io e te abbiamo scritto sulla fronte il nome del nostro padre e il nome dell'agnello, perché nel mondo ebraico avere scritto il nome sulla fronte vuol dire appartenere. Il sommo sacerdote Aronne è scritto nel libro dell'Esodo che aveva un diadema sulla fronte con scritto sacro al Signore. Ma quello è fisico, il Vecchio Testamento è fisico, il Nuovo Testamento è spirituale. Ognuno di noi ha il sigillo dello Spirito Santo, ma io ti sfido a trovare il sigillo nel tuo corpo. È spirituale, non è fisico.
Amen. Ma posso farti notare una cosa? Il marchio della bestia è sulla mano e sulla fronte. Il marchio di Dio è solo sulla fronte. Perché davanti a Dio non conta quello che fai, davanti a Dio conta chi appartiene. E tu appartieni a me, dice il Signore. Che tu faccia o che tu non faccia. Ed ecco perché Gesù, wow, amo questo, Gesù si è rifiutato di fare quello che il diavolo gli chiedeva, nonostante lui sia andato pervertendo la parola di Dio. Se lui l'avesse fatto, avrebbe dimostrato che si è figli di Dio per ciò che si fa. Non sei figlio di Dio perché fai miracoli, non sei figlio di Dio perché lo dimostri attraverso delle opere, sei figlio di Dio perché Dio ti ha adottato attraverso la fede in Gesù Cristo. E che tu sia uno usato nel ministero di miracoli o che tu non ne faccia uno in tutta la tua vita, tu sei figlio esattamente allo stesso modo. Ed ecco perché il marchio è solo sulla fronte e non sulla mano. Wow! La Bibbia dice: riposatevi dalle vostre opere ed entrate nelle opere che lui ha già preparato. Wow! Wow! Ma nota, entrambi sono sulla fronte, perché come un uomo pensa, così egli è. Tutto il combattimento oggi si svolge qui. Nel vecchio patto il combattimento era esteriore, perché i principati e le potestà non erano state spogliate. Ma Colossesi capitolo 3 dice: egli ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo. Il combattimento oggi fuori nel mondo spirituale è già vinto da Gesù. L'unico combattimento che resta è qui. E sai, quando tu ti predisponi, ascolta questo, a dire: Signore, io voglio la verità, sappi che lui te la farà vedere. Amen. E nel momento in cui Dio ti fa vedere la verità su un'area, quell'area viene liberata istantaneamente. Amen? Vediamo, vai avanti. Romani 12,2 dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, dice la traduzione italiana, ma il testo originale dice: questo è ten logiken latreian humon, il logico culto di voi. Viene tradotto con spirituale, ma non c'è scritto spirituale, perché spirituale in greco si dice pneumatikos, come il pneumatico della gomma, delle macchine, perché è pieno d'aria. Spirito è soffio. Il testo originale dice ten logiken latreia. Questo è il vostro culto logico, è il vostro culto razionale. Tutto ciò che avviene dentro di noi avviene qui. Ascolta, qui avviene la schiavitù, qui avviene la libertà. Amen. Il combattimento del diavolo nella donna fu un dialogo che ipnotizzò, che cambiò le cose nella mente di lei. E quando lei cominciò a vedere le cose in maniera sbagliata, quando lei cominciò a vedere la menzogna, non più la verità, il peccato fu solo la conseguenza. Amen? Satana ha potere soltanto qui, ascoltami. Tutto il potere che sembrano avere i demoni durante le liberazioni è tutto qui. Quando la persona vede la verità al posto della menzogna, in quell'istante il potere demoniaco lo lascia. È così importante predicare la verità. Vedi, in questo momento noi stiamo facendo un culto di liberazione. Amen? Perché stiamo predicando Gesù e Gesù è la verità. Alla fine la preghiera è semplicemente andare a tagliare l'ultimo filo che rimane, ma la liberazione ce l'hai quando inizi a vedere la verità. Mi sono visto fino ad oggi, mi sono vista fino ad oggi come una donna indegna e impura. In Gesù ho visto che invece il suo sacrificio mi ha trasformato nella giustizia di Dio. E nel momento in cui tu cambi la mente, il diavolo non ha più nessun potere di tenerti. Amen? Vai avanti. Verso 2, non conformatevi a questo mondo. Qual è la conformazione a questo mondo? Se fai, sei. E nella Chiesa, nel Regno di Dio, molti portano la conformazione al mondo associando ciò che si fa da ciò che si è. Volete un esempio? La donna di Samaria, in Giovanni capitolo 4, non aveva le sue opere perfette davanti a Dio. E Gesù glielo dice. È vero, tu hai avuto
e quello che hai ora non è tuo marito. Ma questo non ha fermato Gesù da ministrare a lei il suo amore. E non solo, lei è andata nella sua città davanti alle persone con cui si vergognava e ha detto: venite a vedere un uomo che mi ha detto, non che mi ha nascosto, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Ma nonostante me l'abbia detto, io non mi sono sentita in vergogna davanti a lui. Wow, solo Dio può fare questo. Vedi, nella parola dell'uomo non c'è potenza, nella parola dello Spirito c'è potenza. Amen. Non conformatevi a questo mondo, ma siate... Posso dirvi qualcosa? Questo verbo non è attivo. Non c'è scritto trasformatevi. C'è scritto... cioè, lasciatevi trasformare. In questo momento tu non stai facendo un'azione, tu stai ricevendo un'impartizione. Stai ricevendo qualcosa. Il verbo è passivo. Lasciatevi trasformare, siate trasformati mediante il... rinnovamento della vostra mente. Alla metamorfuste te anakainosei. Anakainosei, l'anakainos vuol dire qualcosa che nasce di nuovo. Non è solo il rinnovamento della mente, è qualcosa che germoglia di nuovo dentro la tua mente, che tu non hai mai visto, che tu non hai mai saputo. È qualcosa che quando lo vedi una catena si rompe. Amen. Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la gradita. Posso dirvi qualcosa? Sapete come ho sempre sentito l'insegnamento su questo verso? Che tu devi sapere ciò che Dio vuole da te. Ma la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice qual è la volontà di Dio. Cioè Dio è buono. Dio viene da te, tu sei gradito per Lui. Non è la tua volontà verso Dio, è la volontà di Dio. Dio è buono. La volontà di Dio è gradita, tu sei gradito a Lui. Lui ti gradisce, Lui ti ama, sei accettevole per Lui. Amen. Lui non ti vede come un peccatore. Gesù non ha mai visto le folle come peccatori. Lo erano, ma Lui non ha mai visto così. L'uomo vede una massa di peccatori. Gesù vedeva pecore, ditelo con me, senza. E di cosa hanno bisogno le pecore senza pastore? Non hanno bisogno di cambiare il loro modo di essere, hanno bisogno di un pastore. Ed ecco perché Gesù dice, Paolo dice, predicate Cristo crocifisso, predica alle pecore il pastore, e le pecore non saranno più erranti e sviate perché avranno un pastore. Amen. Vai avanti. Romani 12 verso 3 dice: per la grazia che mi è stata concessa. Ok, come avviene il rinnovamento della mente? Dice il verso 3: per la grazia. Predica la grazia e la grazia produrrà una trasformazione della mente. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto troppo concetto più alto di quello che si deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Questa traduzione sembra che voglia dire che dobbiamo avere una via di mezzo su di noi. Non è questo. Il testo originale dice allafronein eisto sofronein. Vuol dire questo. Ma pensare in un modo sapiente. Sai qual è il modo sapiente? È quello che Dio dice su di me. Passare da credere di essere un peccatore a passare a credere di essere la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Passare da credere che Dio ti perdona un tanto al giorno a credere che il sacrificio di Cristo ha perdonato per sempre tutti i tuoi peccati e ti ha reso giusto davanti agli occhi di Dio. Questo è fronein eisto sofronein. Smettere di pensare in modo naturale e cominciare a pensare sofronein. Sofronein viene da sofrosione. Sofrosione nel greco antico vuol dire sapienza, vuol dire illuminazione, vuol dire saggezza. Non guardare te stesso dal punto di vista della saggezza naturale. Guardati alla luce della saggezza di Dio. Guardati nello specchio dell'opera di Cristo.
E più tu comincerai a settare la tua mente su ciò che Dio dice che oggi in Cristo tu sei, più le fortezze che tengono legate tante aree della tua vita saranno sciolte e crolleranno e tu sarai liberato. La liberazione è principalmente questa. Mi ricordo una volta un caso di liberazione drammatico di una sorella che era sotto liberazione da mesi. A un certo punto, mentre lei era in terra e il demone la scuoteva, io la presi e le dissi: guardami, ci credi che non c'è più condanna sulla tua vita? Ci credi che Dio non vede più peccato sopra di te? Ci credi che tu sei la giustizia di Dio in Gesù Cristo? Lei mi guardò e mi disse: sì, in quell'istante il demone la lasciò. Satana non può rimanere dove c'è la verità. La verità per lui è come per noi stare in una stanza piena di monossido di azoto. La verità è repulsiva per Satana. Nel momento in cui la tua mente, che in alcune aree è stata cambiata dalle circostanze della vita, dalle parole di qualcuno, da tutto quello che il diavolo può usare per cambiare la nostra mente. Sapete, ci sono persone che portano delle menzogne nella mente perché l'insegnante gliel'ha detto alle scuole elementari. E quella fortezza ha creato su di loro una menzogna su cui il diavolo ha creato un legame spirituale. È solo quando la verità mette in luce la menzogna e il pensiero rinasce di nuovo, ecco l'anankasis, ecco la rinascita di un pensiero nuovo, che quella fortezza cade e quella persona viene liberata. È tutto qui. Amen. Cambia il pensiero sbagliato e vedrai Satana lasciare quell'area. Amen? E infatti è per grazia che siete stati, e mediante la fede, e ciò non viene da voi. Non sono le tue opere, giuste o sbagliate. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vada. Le buone opere non portano vanto, le cattive opere non portano condanna. Ascolta qui. La Bibbia dice che quando sarebbe venuto il Messia, ogni valle sarebbe stata colmata e ogni monte sarebbe stato abbassato. Ogni monte delle buone opere è stato abbassato, ogni valle delle cattive opere è stata livellata. La croce ha fatto tabula rasa una volta per sempre. L'unica cosa che rimane è la sua opera. Noi dobbiamo fissare la nostra mente non sulle nostre opere, non sul nostro passato, ma su ciò che Lui dice che oggi in Cristo siamo. In Cristo siamo perdonati completamente dai nostri peccati, in Cristo siamo redenti da ogni maledizione. Ehi, nel momento in cui afferri questo e lo crede, nessuna maledizione può rimanere su di te. La Bibbia dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione. Non ci sta riscattando, non ci riscatterà. Cristo ci ha riscattati. Qualunque maledizione sia stata sulle mie precedenti generazioni, la Bibbia dice che se uno è in Cristo è una nuova creazione. Io non appartengo alla vecchia creazione del mio lignaggio familiare, io appartengo a una nuova generazione nata di nuovo in Cristo, il cui unico titolo è figlio di Dio, redento per grazia. E non c'è più niente in Adamo che ha il potere di condizionare ciò che è il nuovo Adamo. Wow! Molta predicazione della Chiesa, ascolta qui, mette il primo Adamo sullo stesso livello del secondo Adamo. Vuoi un esempio? Il nuovo Adamo è Cristo, l'ultimo Adamo, amen? Il primo Adamo è il padre del peccato. Nel primo Adamo siamo stati dichiarati peccatori, nell'ultimo Adamo siamo stati dichiarati giusti. Ma se io credo, ascolta qui, che un'opera del vecchio Adamo annulli la redenzione che è nell'ultimo Adamo, io sto mettendo i due Adami sullo stesso livello. Cristo ha avuto il potere di liberarmi dal vecchio Adamo fin quando il vecchio Adamo non mi porta a un peccato che annulla quello dell'ultimo Adamo. No, no, non c'è nessun paragone tra il primo e l'ultimo Adamo, perché la Bibbia dice: il primo Adamo divenne un'anima vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito donatore di vita. Amen.
Nel momento in cui tu sei in Cristo, non c'è più nessuna azione della natura adamitica, nessuna azione di demoni, nessuna azione di corruzione che può toccare ciò che è l'ultimo Adamo, perché il primo Adamo è dalla terra, l'ultimo Adamo è dal cielo. Ah, io e te abbiamo una natura del cielo, non abbiamo una natura della terra. Siamo rinati da un seme divino incorruttibile. Amen. Non c'è nessuna opera che ha il potere di toccare un figlio di Dio. E quanto invece è stato insegnato che ad esempio è pericoloso fare liberazione. Devi stare attento perché i demoni possono entrare dentro di te. Ehi! Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di camminare sopra serpenti, scorpioni, e non su parte, su tutta la potenza del nemico. Niente, ripetilo con me, potrà farvi del male. Questa è la verità, niente potrà farvi del male. Non è possibile che un demone entri in un nato di nuovo. L'unica cosa è che se una persona aveva demoni prima di essere salvata, vanno cacciati, perché non sempre la nuova nascita automaticamente ti porta a liberazione, ma dal momento in cui sei nato di nuovo, la Trinità stessa viene a vivere dentro di te. Nessun demone può più entrare dentro di te. Tu hai il potere nel nome di Gesù di cacciare i demoni dalla vita delle persone. Non c'è guerra tra la luce e le tenebre. La natura stessa della luce, solo per la sua natura, caccia le tenebre. Amen. Quando cominci a ragionare in questo modo, quando inizi a rinnovare la tua mente, non c'è più assolutamente niente che ti può tenere legato, perché ciò che tiene legati i figli di Dio sono le fortezze nella mente. Dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 10 dal verso 4 in poi: se viene, siamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti. Cosa? È tutto qui. La verità, il Vangelo della grazia e della verità cambia il tuo modo di pensare, e quando cambia il tuo modo di pensare si abbattono le fortezze, e tutto ciò che si eleva con orgoglio contro la conoscenza di Cristo, state attenti, fino a rendere ogni pensiero prigioniero dell'ubbidienza di Cristo e non a Cristo. Non dice che devi rendere tutti i tuoi pensieri prigionieri a Cristo, sai perché non ce la farei mai? Dice di rendere i nostri pensieri prigionieri all'ubbidienza. Sai cosa vuol dire? Devi cominciare a peccare, che siccome Gesù è stato ubbidiente al Padre, tu sei benedetto in ogni area della tua vita. Sottometti i tuoi pensieri all'ubbidienza di Cristo, poiché Cristo è stato ubbidiente, io sono figlio, poiché Cristo è stato ubbidiente, io sono redento, poiché Cristo è stato ubbidiente, io sono accettato davanti al Padre, poiché Cristo è stato ubbidiente, io sono nascosto in Dio. Satana non può vederti. Ascoltami. Satana non può vederti. Ho parlato con un pastore che viene da un'esperienza terribile nell'ambito dell'occultismo. Mi raccontava che prima che lui si convertisse, quando lui girava e faceva il suo percorso per diventare un maestro nell'ambito della stregoneria, diceva che i grossi maghi mandavano a volte delle donne per fare delle opere di stregoneria nelle case di credenti, e mandavano i demoni. Dice che quando il demone tornava non aveva potuto maledire il credente. Lo sapete perché? Perché i demoni dicevano: noi non possiamo maledire qualcuno che non vediamo. La Bibbia dice che noi siamo nascosti in Cristo. Satana non ti vede. Wow! Wow! Cambia la tua mente! Il diavolo sta guardando. No! Dal momento che tu sei in Cristo, tu sei fuori dalle frequenze del diavolo. Vi ricordate il Salmo 65, 66? Dice: come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia. Sapete perché le cerve anelano i corsi d'acqua? Non per bere,
ma perché quando una cerva è inseguita da un orso o da un animale feroce, siccome i predatori sentono l'odore della preda, vanno a immergersi nell'acqua, perché sott'acqua l'odore non esce più e l'animale feroce non lo può intercettare. Noi siamo nascosti nell'acqua dello spirito, nessun demone può trovarci. Amen. Perché noi viviamo nello spirito. Satana non può vederti. L'unica cosa che può fare è cercare di lavorare nella tua mente, ma quando tu decidi di cominciare a credere alla verità del Vangelo, nessun demone ha più il potere di controllarti. Amen. Abbiamo letto che è scritto: siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Quel trasformati è alla metamorfuste. Questo verbo è metamorfo, da cui viene la parola metamorfosi. Ascolta, quando cambi modo di pensare avviene una metamorfosi dentro di te. Tu cambi qui e cambia la tua vita. Tu cambi qui e cambiano le circostanze. Tu cambi qui e cambiano le relazioni. Cambia qui. Comincia a pensare. La Bibbia dice che noi abbiamo i pensieri di Cristo. Amen. Non che dobbiamo cercare di averli. La Bibbia dice: voi avete la mente di Cristo. Comincia a dichiarare: io ho i pensieri di Cristo, io ho la mente di Cristo. Io ricevo la verità ogni giorno, e ogni volta che ricevo la verità mi rende libera. Wow! Questa parola, metamorfein, si trova esattamente uguale nel Vangelo di Matteo, vai avanti, al capitolo 17, verso 1-2, quando Gesù viene trasfigurato. È scritto che 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, li condusse sopra un altro monte in disparte, fu lì è metamorfein. Come Gesù si è trasfigurato, il cambiamento della mente porta a una trasfigurazione. Qual è stata la trasfigurazione? Esteriormente era un uomo di carne, ma quando viene trasfigurato la divinità inizia a brillare da dentro di lui. Quando tu cambi la mente, il divino che è dentro di te inizia a manifestarsi fuori di te. Wow! Non vivi più una vita naturale, inizi a vivere una vita soprannaturale. E fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendente come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Puoi notare qualcosa? Prima che i suoi vestiti diventano bianchi, la sua testa inizia a brillare. Tutto inizia dalla mente. Inizia a far brillare la tua mente attraverso la verità della parola di Dio e tutta la tua vita inizierà a brillare. Amen? Chiudiamo con questo. Puoi fare il tuo ricordo? Nel libro di Zaccaria, capitolo 3, verso 3, in questo episodio raccogliamo tutto quello che abbiamo detto questa sera. Zaccaria vede il sommo sacerdote Giosuè, e non un uomo comune. Il sommo sacerdote, ascolta, non sono i titoli che ti danno una garanzia nella vita. Lui aveva il titolo. Tu puoi avere il titolo, oggi vanno gli apostoli, quando io mi sono convertito andavano i pastori, poi dopo andavano gli evangelisti, poi dopo andavano i profeti, oggi ho saputo una bellissima, che c'è il sesto ministero, lo sapevate voi? Avete una Bibbia troppo vecchia. C'è il sesto livello, cioè, che poi non sapevo, no, che i ministeri fossero dei livelli, sapevo che erano delle funzioni, nel quale... no, sono dei livelli. Allora, dopo il quinto puoi essere promosso. E il sesto sapete cos'è? C'è l'apostolo e poi c'è il padre apostolo. Ma non basta, fratello mio. C'è un settimo livello. Quanti vogliono sapere cos'è il settimo livello? Angelo. Perché Gesù ha mandato le 7 lettere. Ma la parola angelo, angelo vuol dire messaggero. È semplicemente il ministro che porta il messaggio nella chiesa. E udite, udite, c'è l'ottavo. Quanti lo vogliono sapere? Padre, Figlio, Spirito Santo e io. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per... Dove? Qui. Il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato al fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. Quante volte ci sentiamo così? Vai davanti alla presenza di Dio
e non riesci a sentirti totalmente libero perché il diavolo comincia a farti guardare te stesso. Ecco l'albero della conoscenza del bene e del male. I loro occhi si aprirono su di loro. Ma quando vedi Gesù, gli occhi si aprono su di lui. In lui tu vedi non il tuo peccato, ma la tua giustizia. In Geremia, Gesù è chiamato Yahweh Tzidkenu, il Signore nostra giustizia. Gesù è la mia giustizia davanti a Dio. Vai avanti. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti su di Gesù. E poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Posso dire qualcosa? A questo punto il problema dovrebbe essere risolto. E invece no. Perché nel verso successivo, al verso 5, guarda cosa accade. Allora io dissi, ripetilo con me. Io dissi. Ok, le vesti su di Gesù le ha tolte il Signore, mi state seguendo? Ma a un certo punto è il profeta, cioè ognuno di noi, che dice: io dissi, gli sia messo sul capo un turbante pulito. Sai perché? Perché lui aveva vesti pulite, ma non le vedeva. Fin quando qualcosa cambia nella sua mente. Il turbante è qualcosa che cinge la mente. Ma vedi, mentre le vesti pulite le ha date il Signore, il turbante pulito viene dal profeta. Quando hai ricevuto Gesù, tu hai ricevuto vesti bianche, sei stato lavato di tutti i tuoi peccati, ma finché una predicazione non cinge di verità la tua mente, Satana starà ancora lì ad accusarti, nonostante le tue vesti siano pulite. Ed è la prima volta che io ho visto, allora io dissi, a cosa serve la predicazione? A farti aprire gli occhi su ciò che tu già hai, non a darti qualcosa di nuovo. Oggi la profezia non ti dà qualcosa di nuovo, ti rivela ciò che già hai, ma che non vedi. Il turbante è una fascia che cinge che cosa? La fronte. Ma da chi viene? Dal profeta. La predicazione cinge la tua mente di verità. E quando la tua mente vede la verità, tu puoi vedere che già hai le vesti che Dio ti ha dato. Quindi gli posero sul capo un turbante pulito e dopo gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Alziamoci in piedi. Gesù, 2000 anni fa, ascoltami, ha finito completamente il lavoro per la nostra vita, non solo della salvezza eterna. Certo, quella è la cosa più importante. Amen. Lui ci ha dato la vita eterna dopo questa vita. Ma lui non è morto e risorto solo per darci la vita eterna. Lui è morto e risorto per farci regnare in questa vita. E la volontà di Dio è che tu regni in questa vita. Ripetilo con me. La volontà di Dio è che io regni in questa vita. Romani 5,19 dice: coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, non la grazia, l'abbondanza della grazia. E che cosa attacca la religione? Troppa grazia. Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia è il dono della giustizia, non il salario della giustizia. Non sei giusto perché fai opere giuste, sei giusto perché Cristo ha fatto un'opera giusta per te. E averla ricevuta per fede fa sì che oggi tu sia giusta davanti a Dio. Vuoi cambiare la tua mente? Chiudi un attimo i tuoi occhi e ripeti con me: papà, grazie, perché io oggi, in Gesù tuo figlio, sono la tua perfetta giustizia. Io sono un tuo figlio che regna per mezzo di questa giustizia nella vita, qualunque circostanza io debba passare, qualunque valle io debba attraversare, la tua giustizia mi porterà a regnare, non ad essere dominato, ma a regnare. Wow, 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 questa è la verità. E adesso ministreremo, ma prima di ministrare ti chiedo di chiudere gli occhi.
perché c'è una parte che tocca a te. Credi a quello che il Vangelo dice di te. Le tue opere buone e le tue opere cattive sono state crocifisse con Cristo. C'è un'opera sola che rimane davanti agli occhi del Padre ed è la croce di Gesù. Quando lui ha gridato "è compiuto", vuol dire che tutto quello che serviva alla tua vita è stato compiuto. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da togliere. Scegli di non ascoltare nessun'altra voce che non sia la verità del Vangelo e ascolta qui. Scegli di non ascoltare più menzogne sulla tua vita. Io sono ciò che Dio dice che io sono. E ciò che Dio dice è che io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quando qualcuno ministra su di te, non parlare del tuo problema, parla della soluzione. A volte prego per le persone. Le persone, qualcuna volta mi ha fermato e mi ha detto: ti devo dire, io ho questo demone. Ehi, stai mettendo l'attenzione su ciò che fa il diavolo anziché mettere l'attenzione su chi tu sei in Cristo. A me non interessa sapere quale demone si muove. Io so che qualunque demone, qualunque malattia sia sulla tua vita, non ha più nessun diritto di rimanere a motivo della giustizia che è su di te. Amen. È tua la scelta di prendere una posizione. Lascia trasformare alla verità la tua mente. Alzati da quella polvere questa sera e dire: io non permetterò più a ciò che apparteneva alla mia vecchia vita di condizionare la mia nuova vita in Cristo. Gesù è morto ed è risorto per darmi una vita libera, perché io possa regnare nella vita, e sono assolutamente disposto a viverlo, una vita di riposo, una vita di lode, una vita di gioia, una vita che dia gloria non a me, ma che dia gloria a Lui. Lui ha finito l'opera, Lui merita la gloria. Amen. E non c'è migliore testimonianza che una vita gioiosa, che una vita libera, che una vita sana. Ma tutto parte da qui. Amen. Un giorno Pietro disse, Gesù chiese ai suoi: voi chi dite? E ricordate chi io sia. Ognuno rispose la sua idea. Pietro disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispose: beato te, Simone figlio di Giona, perché né carne e sangue, ma il Padre mio che nei cieli ti ha rivelato. Attenzione, e ora io ti dico chi tu sei. Tu sei una roccia. Ascolta, più tu hai rivelazione di chi è, sei in Gesù, di chi Gesù è, più Lui ti dà rivelazione di quanto solida è la tua vita in Cristo. Tu sei Kefa, tu sei una roccia. Tu non sei un povero pescatore della Galilea, tu sei una roccia in me. Tu non sei ciò che il mondo dice che tu sei il suo figlio amato, una roccia inamovibile in Lui. E questa sera lo Spirito Santo è qui per operare miracoli. Alza le tue mani al cielo e dichiara insieme a me: oggi io conosco la verità e la verità mi fa libero. Ripetilo ancora una volta: oggi io conosco la verità e la verità, non c'è più nessuna condanna per me. Ripetilo con me: Satana non ha più nessun diritto sulla mia vita, perché io non sono più in Adamo, io sono nel Figlio di Dio Gesù Cristo. Io sono la sua giustizia, lavato dal suo sangue, sigillato con il suo spirito, innalzato insieme a lui alla destra del Padre. La Bibbia dice che Satana, ripetilo con me, la Bibbia dice, viene stritolato sotto i miei piedi. Romani 16:25, il Dio della pace stritolerà ben presto Satana sotto i vostri piedi. Non aver paura, non aver paura. Io ti ringrazio per i miracoli che stanno per avvenire qui e oltre quelle telecamere. Alza le mani e dichiara:
il mio DNA è il cielo, la mia nuova natura è la natura del figlio di Dio, ho un nome nuovo che solo chi lo porta conosce, sono redento da ogni maledizione, sono strappato dal regno delle tenebre, sono diventato cittadino del regno della sua luce, i miei piedi sono sulla terra, il mio cuore e la mia mente sono nei cieli, io ho la mente di Cristo, conosco la verità e la verità mi rende libero. Alziamo un canto nello spirito in questo momento.
Signore sta già iniziando a liberare persone, a guarire persone. Apri le labbra e fai uscire i fiumi d'acqua viva. Signore, battezza nello Spirito Santo. Quanti ancora non hanno ricevuto la pienezza della Pentecoste. Signore, la tua gloria riempa questa sala. La tua gloria riempa questa sala. Tutte le persone che hanno bisogno di guarigione e di liberazione vengano qui davanti. Così profetizza il profeta Isaia: i tuoi cordami, o nemico, si sono allentati. Ripetilo con me: i tuoi cordami, o nemico, si sono allentati. La predicazione della verità allenta ogni cordame del nemico. Alza le mani, lascia che lo Spirito Santo tolga quel laccio, quella schiavitù, quella malattia. Ogni cosa è possibile nello Spirito. Non c'è alcun limite nello Spirito, è solo nella mente che ci sono i limiti. Chiudete i vostri occhi, alzate le vostre mani e lasciate che lo Spirito Santo, che è guarigione, si muova in questo luogo, risanando malattie, sciogliendo legami.